buon lavoro. Intanto grazie, grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Madre, Santa Maria di Lucera, patrona nostra, vogliamo affidare la tua materna protezione questa città e la diocesi che da essa prende nome. Tu conosci il cammino di questa chiesa di Lucera Troia, cammino spesso difficile e sofferto, eppure ricco ed esaltante. Accompagna questo popolo sulle vie della fede che dà forza, della speranza che dà certezza, della carità che dà gioia. Tu conosci la fatica di quanti, vescovi, sacerdoti, consacrati, laici, cristiani, hanno testimoniato e annunciato in queste terre il Vangelo del tuo Figlio Gesù. Suscita cuori generosi e coraggiosi, cuori capaci di gratuità e di servizio, uomini e donne che vivano con la parola e con l'esempio la meravigliosa pienezza che la vita di Dio dona ad ogni vita umana. Vergine Madre, Santa Maria di Lucera, patrona nostra, dinanzi alla tua immagine, cara e familiare, vogliamo affidarti le famiglie di questa terra. Tua madre accorta e premurosa, proteggi gli sposi, dona ad essi la capacità di amarsi e di amare, l'umiltà di servirsi e di servire, il coraggio di rispettarsi e di rispettare, la gioia di accogliere ogni vita che da loro viene generata. Vergine Madre, Santa Maria di Lucera, patrona nostra, vogliamo consegnare al tuo cuore materno e immacolato i giovani e i bimbi di questa terra. Tu conosci le lusinghe del male che così facilmente li insidiano. Tu conosci le speranze e i dubbi che li agitano nel loro animo buono ed inquieto. Rendili forti e sapienti, come sapiente e forte fu il tuo Figlio Gesù. Infine tutti vogliamo presentare alla tua tenerezza materna e sotto la tua protezione tutti cerchiamo rifugio. O Santa Madre di Dio, o vera Madre della Chiesa, o sicura patrona nostra, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco che questo luogo non solo diventi un luogo di promozione per la festa, ma anche luogo di incontro per le persone che passano e passeranno per la piazza, eccetera. Luogo in cui gli abitanti di questa città riscoprano la loro identità di figli della città di Maria, come è stata chiamata per più di due secoli, quella nostra città di Lucera. E alla luce, con la guida della Vergine Santa, possiamo imparare come si accoglie il Signore e come ci si accoglie gli uni gli altri. Riscoprendo le radici del nostro battesimo, che nel segno di quest'acqua benedetta vogliamo noi fare memoria e del quale vogliamo rendere grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene. Grazie Eccellenza di essere stato qui questa sera con noi. Noi esprimiamo tutta la nostra gratitudine e ribadiamo il nostro ringraziamento per averci dato questa opportunità, questo servizio che noi vogliamo svolgere davvero con fede. Questo è un cammino di fede che vogliamo fare tra di noi, e siamo a disposizione della comunità. Faremo tutto il possibile per rendere quelle tre giornate piene di gioia, di familiarità, di relazioni tra noi. Questo è quello che vogliamo. È un compito, è un onore per noi, ma è anche un onere che però ci piace avere. Nella mia diocesi nona si dice che la festa allora incomincia quando finisce. Ciò significa che è già iniziata la festa. Sicuramente. La festa come incontro, anche come impegno, come programmazione, come accoglienza, come conoscenza. Sempre. Anche io ringrazio soprattutto lei che
ha voluto accogliere questo mio invito, e poi tutti voi che collaborerete con generosità, eccetera. E allora ecco, la festa è tutto questo. No, poi e culminerà in quei tre giorni. Per poi riprendere. Per poi riprendere. Di cominciare un'altra volta. Ovviamente il ringraziamento. Grazie Signora Eccellenza, per quanto riguarda io appunto faccio un augurio a tutto diciamo, il comitato per questo inizio appunto di questa festa, di questa preparazione, diamo il via insomma alla preparazione diciamo questa festività per Santa Maria Patrona. Mi permetto di dire, se è possibile, una cosa. Io amerei che si allargasse, si coinvolgesse il maggior numero di persone della città. No? Penso che avete tutte le tutta la disponibilità, perché proprio diventi proprio la festa. È un servizio per la collettività. Io purtroppo devo continuare. Ok, Cenzo, grazie ancora. Mi ero sbagliato con l'orario. Sappiamo che siete impegnato, ma comunque. Ma volto video, poi semmai al ritorno. Va bene, va benissimo. Ok, grazie ancora. Arrivederci a voi. Ringraziamo Vincenzo Checchia in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale, con la quale speriamo di poter avere una proficua collaborazione. Speriamo proprio di sì. Io penso di sì. Intanto vi ringrazio il Comitato, ringrazio anche il Vescovo che è andato via, e vi porto i soldi del Sindaco che purtroppo per motivi familiari non è potuto venire, ma mi ha detto di riferirvi che siamo vicini a voi e quindi potete naturalmente contare su di noi, quindi qualunque cosa avete bisogno siamo e saremo a vostra disposizione. E quindi buon lavoro soprattutto al Comitato, perché è un compito non certamente facile, ma veramente siete persone in grado di poter superare qualunque difficoltà e noi come amministrazione vi saremo sicuramente vicini. Okay, grazie. Abbiamo una a capo. Siamo con Antonio Di Gennaro, che è il presidente del Comitato Feste Patronali di Lucera. Allora, come si presenta questa nuova esperienza per lei innanzitutto? Beh, diciamo che è una seconda esperienza, che ha avuto un'altra esperienza diciamo a livello sempre qui della parrocchia, una parrocchia locale, il Carmine, per questo insomma, questo, certamente questa qui è molto più impegnativa, molto più grande, diciamo. Poi c'è appunto tutto il resto dello staff, diciamo che appunto abbiamo visto che abbiamo fatto un bel lavoro già a oggi, insomma, in anticipo. Ecco, oggi si inaugura questa apertura come punto di riferimento per i cittadini che vogliono contribuire alla realizzazione di queste feste. Innanzitutto, come presidente, quale appello fa ai nostri concittadini? Beh, se vogliamo che appunto questa festa diciamo, si deve svolgere nel più modo diciamo, bello possibile, qualcuno o tutti quanti dovrebbero cercare di dare un piccolo contributo, ok, e tutti quanti insieme daremo un bel risultato.
Siamo con il vicepresidente del Comitato Feste Patronali di Lucera, Raffaele Checchia. È iniziato questo nuovo compito per il Comitato, sicuramente un compito non facile, però che con la collaborazione dei cittadini può riuscire al meglio, perché la festa patronale è comunque qualcosa che ha a cuore un po' a tutti, no? Cittadini, residenti e non. Dici benissimo, intanto mi preme subito ringraziare Sua Eccellenza il nostro Vescovo che ha dato a noi questa opportunità. Come dicevi, in realtà è un onore, ma è anche un grande onere, è un impegno gravoso, tenendo anche conto che noi siamo comunque dei volontari, tutti lavoriamo e quindi dobbiamo in un modo o nell'altro trovare i tempi giusti per poter metterci a servizio per questa bellissima attività che riguarda, ecco, i festeggiamenti di Santa Maria Patrona. Ovviamente saremo aiutati dai tanti volontari che sin da adesso hanno già espresso il loro desiderio di poter collaborare, quindi ovviamente noi di questo siamo felici, perché vogliamo e desideriamo che questi tre giorni siano davvero tre giorni di festa, di familiarità, di relazioni belle e anche di riscoperta di qualcosa che forse si è lasciato andare e che quindi noi vogliamo a tutti i modi dare la possibilità di poter vivere quei momenti di gioia. Allora, innanzitutto l'aspetto religioso ovviamente è la priorità per poter onorare quelle che sono le celebrazioni dedicate a Santa Maria Patrona, però la festa patronale è anche un momento diciamo che riguarda anche altri aspetti musicali, di intrattenimento, a cui i cittadini insomma ci tengono particolarmente, quindi saranno curati anche diversi aspetti in questo senso. Certamente, la festa religiosa è quella più importante, come ho anche avuto modo di dire proprio durante la inaugurazione del comitato, questo è un cammino di fede, cioè tutti dobbiamo prepararci a questa fede, per noi credenti ovviamente è un discorso prioritario, però come tutte le feste è giusto anche che ci siano dei momenti, ecco, che vadano al di là dell'aspetto religioso, perché le due cose poi in un modo o nell'altro si interfacciano e quindi ci saranno, per quello che potremo fare, perché poi tutto dipenderà anche da quello che riusciremo a raccogliere, ci saranno degli spettacoli musicali, degli intrattenimenti musicali che adesso stiamo vagliando, stiamo valutando, ma sicuramente la festa è anche musica, è anche gioia per questo. Ecco, per concludere, il comitato è aperto a tutti, c'è questa sede qui proprio nel cuore della città in Piazza Duomo, quindi oltre alle modalità bancarie, postali eccetera, c'è anche la possibilità comunque di interfacciarsi direttamente con il comitato. Certo, si può tranquillamente venire in questa sede che, diciamo, come dice anche il Vescovo, è la sede di tutti noi lucerini, un centimetro, la sede è piccola però, un centimetro quadrato per tutti può andar bene. E quindi chi vorrà può tranquillamente venire, cercare anche di conoscere quelle che saranno più o meno le attività che andremo a svolgere e soprattutto noi speriamo che vengano per portare il loro contributo, che è fondamentale. La festa è dei lucerini e quindi è giusto che tutti i lucerini siano presenti in questa modalità. Voglio anche, colgo l'occasione che mi dà Telecattolica per poter ringraziare comunque la delegazione vescovile dell'anno scorso che ha lavorato benissimo e noi su quel solco ci siamo praticamente inseriti e avremo più o meno le stesse modalità, insomma poi loro hanno fatto bene, noi speriamo di fare altrettanto bene come hanno fatto loro. E dunque gli orari di apertura della sala Giorgio La Pira? Allora, gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20. Saremo aperti anche di domenica, la mattina ma anche il pomeriggio, per cui siamo qui, saremo davvero un comitato permanente aperto.
Don Pasquale Trivisonne, che è parroco della cattedrale di Lucera, è il consulente ecclesiastico che fa parte di questo appunto comitato feste patronali di Lucera per onorare Santa Maria Patrona e quindi comunque dare e far tornare alla mente dei lucerini l'importanza di venerare e di pregare la nostra patrona. Sì, come hai detto tu, giustamente, è ritornare alla venerazione. Venerazione che non significa solo esteriorità, processioni, la tradizione in sé, ma quanto recuperare quel sentimento di figliolanza di questa città verso questa nostra grande patrona. Per secoli, come diceva il Vescovo, questa città non si è chiamata più Lucera, Luceria, ma Civitas Sancte Maria. Dobbiamo riapproparci di questo titolo che è una realtà. È un'essenza essere figli di questa mamma così grande e così bella, anche perché Lucera, città della luce, deve ritornare ad essere quella lampada che brilla sul monte. E Maria è colei che ci invita a portare questa luce che è il figlio suo, ecco, alle nuove generazioni, soprattutto ai giovani, al futuro di questa città. E allora il nostro augurio è sì che siamo stati chiamati a formare questo comitato per organizzare i festeggiamenti in onore della Madonna, ma come ci ha detto anche il Vescovo, che questa festa sia un riappropriarci ecco, dei valori veri di questa città, caratterizzati proprio dalla presenza materna della Madonna. E questo sia a beneficio di tutti, perché sia una città, ritorni ad essere la città di Santa Maria, la città della luce, la città della speranza per tutti. Grazie. E all'inaugurazione del centro in cui opererà il Comitato Feste Patronali di Lucera è intervenuto anche Vincenzo Checchia in rappresentanza dell'amministrazione comunale in qualità appunto di consigliere per appunto dimostrare la vicinanza dell'amministrazione al Comitato per l'organizzazione di questi festeggiamenti in onore di Santa Maria Patrona. Sì, grazie, assolutamente sì. Intanto ringrazio il Vescovo per averci invitato e anche il Comitato Promotore di questa manifestazione, quindi dell'organizzazione delle tre feste del 14, 15 e 16 di agosto, che vedrà coinvolta tutta la cittadinanza. Certamente come amministrazione, ma anche già negli anni passati, siamo stati vicini e sensibili a questa festa, lo faremo anche quest'anno e cercheremo di dare il nostro contributo e saremo certamente vicini al Comitato. Sicuramente le feste patronali rappresentano un momento anche di identità per tutta la cittadinanza in cui ci si unisce intorno alla propria patrona e quindi all'aspetto religioso si unisce anche l'aspetto legato insomma anche a quelli che sono gli eventi collaterali, no? Quindi si cercherà insomma di aiutare in questo senso anche i cittadini, i turisti che in quel periodo sono qui presenti a passare delle feste insomma positive. Certamente, hai perfettamente ragione, è un momento di aggregazione, è un momento nel quale anche molta gente che è fuori per ovvie motivazioni, per motivi di lavoro eccetera, si ritrova in questi tre giorni perché viene qui a trovare i propri cari ed è un momento nel quale veramente tutti ci sentiamo amici e tutti vogliamo apprezzare intanto le bellezze di Lucera, quindi ci auguriamo anche che quest'anno ci sia anche molta gente che venga da fuori e ripeto, è un momento nel quale certamente a quello che è l'aspetto religioso c'è anche poi un aspetto nel quale voglio dire la gente ha necessità anche di divertirsi e quindi noi cercheremo di fare l'uno e l'altro e di questo siamo certamente convinti che lo faremo.